dai! Ehi! Ciao! Ciao! Dai, dai che andiamo a casa! Dai! Ciao Luca! Ciao! Che cazzo sta succedendo qua? Chiudi la porta che sta uscendo tutto il caldo! Sono venuto a fare un discorsetto con te. Sono successo un paio di cose che non mi sono piaciute affatto. Figurati per me, torno a casa da lavoro e trovo ad accogliermi il fratello inventino di Tafassi. Grazie, è da riprenderlo come un complimento. Sì. Ovviamente sono qui per parlare del Luca Toselli Show. Bene, ottimo. Sono pronto ed aperto al dialogo. Dimmi pure. Sei contento di come è andato il primo episodio ufficiale? Domanda particolare. La premiera, a dire il vero, è andata benissimo. Ma poi mi aspettavo qualcosina di più. Dopo la pubblicazione... Circa 3.000 visualizzazioni e 400 like. Niente male per un canale che aveva 130.000 iscritti prima di abbandonare FIFA. Che cosa devo dirti? Siamo sì lontani dagli standard abituali, ma occorre ricostruire tutto un po' con calma. Mi viene da ridere a sentirti parlare così. Proprio tu che hai sempre detto che senza soldi non avresti fatto YouTube, senza un guadagno non l'avresti fatto. Punto 1, chi cazzo sei? Cioè, ti trovo in casa mia e mi sento pure giudicato. Punto 2, sì, ok? Ho sempre preferito dire cose anche abbastanza scomode piuttosto che dire che faccio per voi. Al punto 1, ci arriveremo, non c'è fretta. Al punto 2, ancora una volta mi viene da ridere. In tutti gli anni che ho fatto YouTube con i soldi che ti sei intascato, ti sei comprato il Mercedes da fighetto. Per quello in realtà ci ho fatto pure un finanziamento, ogni fine mese è un disastro. Dettagli, dettagli, parliamo di cose serie. Come ti salta in mente di rivoluzionare tutto il canale, di mettere su un liscio stile YouTube ed iniziare parlando dell'Inter. Che ti devo dire? Sì, YouTube mi piace, il format mi piace, l'idea mi sembra ottima e ho parlato di Nainggolan perché in quel momento avevo quell'ispirazione. Che cosa ti devo dire? Ci vuole l'ispirazione per fare queste cose. Fregatene dell'Inter, fregatene, lascia che ti scrivano, parli solo della Juve, tanto i dislike, i commenti negativi arriveranno sempre, l'hai visto, no? Nell'episodio di Nainggolan, che cazzo te li frega? Vabbè sì, qualche commento negativo ci sta, non sono mica Gesù, poi lo sai, cioè su internet non c'è disciplina. Ok, vado a leggerti cosa ti scrivono prima della premiere. E quello è il mio tablet, dove l'hai preso? Ancora con questi dettagli, taci e ascoltami. Ma vai a cagare Juventino? Ma vaffanculo e allora dai la scosta? Pagliaccio. Lo so, il titolo poteva sembrare una mia idea, nonostante il virgolettato facesse comunque capire tante cose, no? Ma chi se ne frega dei commenti negativi? Anzi, sono utili, sono essenziali, ne dovresti avere molti di più. Ok, ora sono confuso. 1,14 euro di dollaro, ecco il punto focale del discorso. Con quel video ci hai guadagnato meno di un caffè, perché devi convertirne in euro, devi pagare le partnership, devi pagare le tasse. Più flame nei commenti, uguale, più guadagno. Come hai fatto a entrare nelle mie analytics, scusa? Hai speso più di 300 euro per allestire quel cazzo di show tra scrivania, abiti, casti e mazzi, tutto quell'altro, senza contare l'attrezzatura che avevi già. E non solo, non hai parlato della Juve. Parlato dell'Inter. Ma saranno cazzi miei di quello che ho speso, di quello in cui voglio parlare? Ok, io sono rimasto soddisfatto del feedback della community, ok? Ho già anche scritto la nuova puntata dello show, fine. Ah sì? E di che cosa parlerà questa volta? Del Milan. Del Milan. Del Milan. Del Milan. Questo mi si è venuto il cervello. Ascolta, dammi retta, almeno una volta nella vita. Parla di Juve. Ma non voglio parlare solo della Juve. In questi video voglio parlare di tante cose. Fai quel cazzo che ti pare. Ma pensaci un secondo. Hai tantissima gente che ti segue solo per la Juve. Facendo una buona puntata di questo show, potresti fidelizzare il tuo pubblico proprio su sto cazzo di format. In modo da fargli vedere la puntata successiva? Anche se non si parla della Juve. Ci sei arrivato finalmente, brutto idiota. Ehi, piano con le parole. Accetto le offese da uno sconosciuto online, ma non le accetto da uno che entra in casa mia per farmi la morale. Ci rinuncio, aspetta però. Tieni questa. Tanto è già la sigla base a How I Met Your Mother, almeno arriva fino in fondo. Ma questa... Questa è lei. Oh, io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo, niente e nessuno al mondo potrà fermarmi dal ragionare.